Una norma innovativa che sarà presa a modello da tutta Italia. È stato definito in questo modo dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dal vicepresidente vicario Roberto Santangelo il progetto di legge numero 24 del 2019, norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali di artigiani operanti in tutta la regione Abruzzo interessata dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post-sisma 2009 e post-sisma 2016-2017. Sì, grazie a un'ottima intuizione del vicepresidente Santangelo e al garbo di tutte le opposizioni che ci hanno aiutato a migliorarlo, alla buona volontà della maggioranza abbiamo approvato una legge che segna un principio. Se tu apri un cantiere pubblico di un'opera pubblica e ciò danneggia per lungaggini, per il blocco del cantiere, perché è stato progettato male, danneggia un'attività commerciale che ha il diritto di lavorare, tu comune devi proteggere anche quell'attività commerciale e quindi devi garantire l'adesione a un fondo che noi abbiamo stanziato per ristorare il mancato incasso mostrabile. È una legge pilota, ce l'abbiamo solo noi in Abruzzo, riteniamo che naturalmente dall'applicazione ne vedremo la capacità di risolvere il problema, però riteniamo che sia una buona risposta per tutti i commercianti, gli artigiani, le nostre piccole e medie partite IVA che ogni giorno si confrontano con i ritardi dei cantieri pubblici. Quali tempi per questa legge? Bene, l'abbiamo approvata ieri in Consiglio regionale, nella legge sono sanciti dei tempi ben precisi, quindi in 45 giorni la Giunta dovrà varare il regolamento esecutivo, tornerà al vaglio del Consiglio regionale e della Commissione apposita e poi si diventerà operativa. Sulla base di queste valutazioni potranno essere rivisti anche i fondi da destinare? Bene, noi abbiamo inserito all'interno della norma una clausola valutativa, da qui a un anno ci aggiorneremo per capire se i fondi che abbiamo stanziato, 400.000 euro, sono stati pochi, se c'è bisogno di più risorse e quindi sapremo l'effettivo risultato di questa legge e abbiamo inserito di proposito questa norma di autovalutazione per capire anche noi la bontà di quello che abbiamo fatto.